Allora, mentre loro parlavano, io mi guardavo tutti questi post e andavo a 75 anni fa, più o meno, ne ho 86 quasi, fra un po', e avevo 10-11 anni più o meno, quando poi andai in seminario ad Andria, finì le elementari qua a Canosa. Io sono venuto a Canosa che avevo 3 anni, con mio padre che aveva trovato il Carlo Andrasen, famoso, il quale diceva «Neu ama parlare l'Andrasen». Vedovo per un locale sono, cumaso. Ma ci dopo non piace. Quando uno parla più lucano sono. Quindi eravamo bilingue. Adesso io da un po' ho finito di essere bilingue perché sono finiti gli andriesi a casa, morendo Sabina, mia sorella, l'ultima. Ho perso insomma l'andriese. Adesso Riccardo, mio nipote, parla solo canosino, la mamma, cioè la vedova di mio fratello Nicola, parla tutto canosino e mi tocca parlare una sola lingua. Però i ricordi erano di quel posto dove c'è quel signore con la barba adesso, più o meno, che si metteva di ador a bel cozzo. Sì. Ricordate? Sì, come no? Di ador a bel cozzo. E lì c'era anche il pesce fresco. Sì, sì. Gli ordini di mio padre, Riccardo, è Pasquè, Anna. Ci trovo che tu Andresen che aveva un pesce a canao, si accatto un pesce. Se c'è l'Andresen, non si accatto. Ma papà, e ci credo non ci vuoi, Andresen? E non l'accatto un pesce. E io dicevo che c'era, invece non era vero. Però c'era sempre il pesce che piaceva a me. Poi un'altra cosa che mi è venuta in mente è che quando Lucia era incinta di Rosanna, appena sposati, scappati via, Mestre Michele, mio suocero, che mi voleva accendere un cortile, poi voleva bruciare il negozio e devo chiamare Nerone, c'è cioè Nerone, voleva bruciare il negozio di Lucia. Insomma, ne ho passati di guai, però in quel periodo non avevo soldi, io facevo ogni tanto la trasmissione alla radio, la caravella, non lavoravo, lavorava mia moglie che faceva la parrucchiera, aveva lasciato il negozio che il padre voleva bruciare. E lavorava lei, io aiutavo a fare lo shampoo, ogni tanto una volta sbagliava nella femmina, un tipo acido di chiù, la domani, così se lo bruciano i capelli, gola mamma. Allora io me ne scappai. Insomma, durante tutte queste cose, io trovai la scusa a chi du pesca, mi conoscevo, uè Pasquè, non c'è l'Andresenio, che era quello che cercavo sempre io per il pesce. E sapevano che mia moglie era incinta, io mi inventai, stavano trecchi, facevo io, vedevo certe belle triglie, ma gustavano a sé, allora chi lo vedeva la faccia la maca, che... Pasquè, tu da chi io do trecchi? Grazie, no, perché mi chiedono, lo piacciono trecchi, una molesca nasce un criateur, allora non è che si sapeva che figlio avevi, maschio o femmina, non c'erano le ecografie, non lo sapevo, che nasce un criateur con la voce della trecchi, insomma con questa scusa riuscivo ad avere il pesce e me lo regalavano. Quella era una cosa, mi ricordo lì il germinario, l'odore delle focacce di germinario. E una cosa che voi canosini, giovani, non so se vi ricordate, era la famosa lotta in questo periodo che si vedeva un Ica Kid, Duca Kid de Grazie. E questa era la favola per noi ragazzini di allora, perché tutti dicevano Duca Kid, ma che bel tust, cioè quelli alla vaniglia che erano tutti. Graziele, che era la più anziana, però era molto furba, sapeva prendere il pubblico con la battuta, ma un cacchino di Grazieli è un meglio perché è un più esperto. Allora tutti i giovani arruavano e dicevano: Grazieli, come ti un cacchino? Ma accordo, mamma, te lo so. E questa era la cosa.